Gol, emozioni e spettacolo nel big match tra la Liverpool contro il Savio. Trascinato in un incontenibile bunker, i padroni di casa ribaltano il risultato nella ripresa grazie al triplette del suo numero 9 e alle firme Piccinilli e Finucci, che fissano il punteggio sul definitivo 5-3. Di Rodi, Orlando e Condro, le reti del momentaneo vantaggio blues. Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dagli ospiti, pericolosi per la prima volta al 13esimo, quando Di Biagio riesce a sottare la sfera in area di rigore per poi entrare in sinistro, bloccando i due tempi da Giori. Portiere casalingo ancora protagonista qualche minuto più tardi, salvando la propria porta con un ottimo intervento sul tiro a botta sicura di Rodio, arrivato al termine della bella azione palla a terra del Savio. Nonostante il momento difficile sul quattro versato, a passare il vantaggio sono i padroni di casa. Giardini riesce ad entrare in area di rigore arrivando alla conclusione parata da Grusso. Sulla respinta Bukur arriva prima di tutti sul pallone, firmando il gol del momentaneo 1-0. La rete subita non devo realizzare l'11 di Grande, capace di rimettere in equilibrio il punteggio al 32esimo con Rodio, servito da uno splendido filtrante Marrosi e glaciare il battere da pochi passi Giori. Rimonta ospite che si concretizza quando mancano 10 minuti al duplice fischio. Fasolo a terminare di rigore di Biagio, concedendo così un calcio di rigore alla compagine avversaria. Dagli 11 metri, Orlando spiazza il portiere Blograna per il gol del sorpasso blues. Savio 2, Vigor 1. Negli ultimi scampi di prima frazione, Condro trova la terza rete di giornata per la sua compagine, superando Giori con una traiettoria velenosa da calcio di punizione che colpisce la traversa, per superare la linea alle spalle del numero 1 Casalingo. Archiviato un primo tempo complicato, nella ripresa i ragazzi di terza dimezzano lo svantaggio al 12esimo grazie alla zampata sotto misura di Bukur, propiziata da un rimpallo fortunoso su un tiro scaduto in precedenza da Giuliani. Reazione ospite che non tarda ad arrivare. Rodia svetto più alto di tutti incornando un cross dalla sinistra, trovando la pronta rispinta ai Polizzi, entrando nel finale di primo tempo al posto di un infortunato Giori. Padroni di casa che continua comunque a spingere alla ricerca del pari e al 30esimo Finucci libera a sinistra la posizione di filata, rispinto con sicurezza da un attento Grusso. L'occasione grata e solo appena al terzo gol blaugrana. Pochi istanti più tardi infatti Piccirilli risolve una mischia in area di rigore andando a depositare la sfera in rete per il momentaneo pareggio Vigor. Sorpasso casalingo che arriva sugli sviluppi in un medesimo calcio da fermo, sul traversare da tre quarti, l'uscita a metà di Grusso dà la possibilità a Bukur di deviare la sfera a porta sguarnita, mettendo così a segno la sua personalissima tripletta. Scioccato dalla rimonta subita, il Savio concede un calcio di rigore alla squadra avversaria nel recupero, per un fallo di punto su Giardini. Sul dischetto si presenta Finucci che batte il portiere blu, mettendo a segno il gol che chiude le ostilità sul 5-3 a favore della Vigor per Conti, rimasta così in prima posizione con due lunghezze di vantaggio sulla Lodigiani.